Ciao a tutti, oggi vi suggerisco le brioche col tuppo al cacao. Versate il latte nel boccale e lo scaldiamo 2 minuti, 37 gradi, velocità 2. Unite zucchero e essenza brioche. Miscelate per 20 secondi, velocità 4. Unite tutta la farina, i fiocchi di patate, nonché preparato per purè. Poi miscelate del cacao con altro latte fino a creare una cremina. Non dimenticate di miscelare anche il lievito, che purtroppo io ho dimenticato. Quindi cosa facciamo? Prendiamo 2 cucchiai di Nutella o crema e pan di stelle e la misceliamo al composto di cacao. Così. Lavorate 2 minuti. Scusate, 2 minuti. Spiga. Successivamente unite il sale. La miscela di cacao. E lo strutto. Lasciamo lavorare altri 2 minuti. Sfiga. Trasferite in una terrina unta d'olio, coprite con la pellicola e lasciate lievitare fino al proprio raddoppio. Trascorso il tempo di riposo, sto cominciando a formare le mie brioche. Prendo dei pezzi da 55 grammi circa. 50-55. Faccio così. E formo delle palline. Li adagio nella teglia, ora vi faccio vedere e mi formo il tuppo. Il famoso tuppo. Faccio sempre la stessa procedura. Allora, i pezzi, i piripicchi, i tuppetti dovranno essere da 10 grammi l'uno. Così. Quindi vi faccio vedere sinceramente come sono. Prendo. E fate così, schiacciando un pochino. Ok. Li ho fatti stavolta più piccolini, non sto facendo delle classiche brioche, quelle là grandi. Coprite con la pellicola e lasciate riposare fino al proprio raddoppio. Trascorso il tempo di lievitazione,
Spennellate la superficie semplicemente con del latte tiepido, non freddo da frigo perché altrimenti rovinate la lievitazione. Così, per fare aderire tutte le stelline. Ci vuole un po' di tempo, c'è un passatempo per me, ma piace. Fate così, ne mettete un paio a casaccio. Ops. Sia sul tuppo che sulla brioche, la parte giù. Infornate a 180 gradi, forno statico caldo con un pentolino di acqua bollente nella parte bassa per 20 minuti.